Normalmente, quando si affronta la review di un titolo, il comparto tecnico viene lasciato per ultimo, perché, come giusto che sia, a gameplay e modalità viene riservato uno spazio in evidenza rispetto alla mera grafica. Con Forza Motorsport 5 facciamo un'eccezione dovuta, d'altro canto siamo finalmente giunti alla nuova generazione di console, dalla quale ci aspettiamo senza dubbio novità sul versante gameplay e creativo, ma dalla quale si pretende una resa visiva eccezionale. Il titolo Turn 10, in questo senso, sembra voler stupire volutamente dal suo primo avvio, mostrando da subito un modello poligonale estremamente dettagliato, pronto ad accogliere il pilota per il suo primo viaggio nella next gen. Alla guida della nuova autovettura è possibile da subito iniziare a correre apprezzando dettagli curati come estrema meticolosità, dagli interni delle autovetture ai riflessi sui vetri, fino agli scenari che contornano le numerose piste presenti, divise in 14 ambientazioni. Queste si compongono di circuiti famosi, ma anche di scenari cittadini, dove è possibile ammirare i più celebri monumenti sui fondali. Effetti luce ad alto impatto scenografico quasi abbagliano il giocatore intento a sfrecciare ad alta velocità, grazie ai 60 frames per secondo sempre stabili e solidi, seppure sia stata raggiunta con qualità l'agognata risoluzione di 1080p. Il comparto tecnico non delude in alcun modo, a meno che non si vadano a cercare volutamente i difetti, nel qual caso si può scorgere vegetazione in 2D e un pubblico, soprattutto nei circuiti su licenza, composto da sprites bidimensionali che ruoteranno sempre nella direzione dell'osservatore, proprio a causa della loro natura. Migliorata anche la resa dei danni, che consente ai bolidi non solo di graffiarsi, ma anche di ammaccarsi visibilmente con tanto di variazioni del modello tridimensionale, anche se nemmeno impatti effettivamente molto pesanti e ad altissima velocità finiscono per restituire su schermo carrozzerie danneggiate e compromesse al punto da non consentire la guida. Nonostante questi elementi, la resa generale stupisce sia nelle ambientazioni più luminose e quindi con tonalità di colore più vive, sia in quelle un po' più tetre, come l'amata Londra, sempre annuvolata. A proposito di nuvole, sul versante meteorologico arriva la prima delusione del prodotto, che ancora una volta non propone pioggia o neve, limitando quindi la varietà non tanto estetica ma nel gameplay. Sarebbe stato infatti del tutto differente correre su asfalti bagnati e probabilmente proprio per ragioni di programmazione delle differenti reazioni a terreni zuppi, tale possibilità è stata negata. Caratteristica fondamentale del gameplay di Forza Motorsport è da sempre la possibilità di rendersi fruibile sia a giocatori avanzati sia a novizi del genere, semplicemente agendo sulla quantità e qualità degli aiuti offerti dal gioco. Forza Motorsport 5 non fa eccezione, e se con i setting di base si dimostra fin troppo permissivo, consentendo di girare già a buoni livelli dalle prime gare, andando a disattivare gli aiuti alla guida, si avvicina sempre di più ad una simulazione di ottimo livello, che necessita massima attenzione per evitare di giungere al termine della gara ultimi ed ammaccati. Raggiungendo un buon bilanciamento tra quella che è la sfida desiderata e le proprie abilità, il giocatore può iniziare a guadagnare i primi crediti di gioco, utili ad acquistare macchine e componentistica estetica per le stesse, sfrecciando ad alta velocità e scoprendo una rinnovata guidabilità delle autovetture. Queste appaiono infatti più pesanti e credibili di quanto non avvenisse nelle passate edizioni, rispondendo in maniera ancora più credibile al passaggio sui cordoli, agli urti con automobili avversarie che rallentano a sufficienza e rendono complesso mantenere il controllo, al passaggio sull'erba fuori pista. Tutte eventualità che, peraltro, ottengono una risposta anche in forma di vibrazioni perfettamente realizzate sul nuovo controller di Xbox 360. Lo sviluppo parallelo di console e controller si è concretizzato infatti in una sua perfetta integrazione, e sebbene l'utilizzo di un volante sia sempre consigliato, anche fruendo del gamepad si ottiene comunque una guida divertente e precisa, con vibrazioni in fase di accelerazione sul grilletto dorsale destro, sul sinistro in caso di frenata, e in generale un feedback credibile al passaggio sui cordoli, fuori pista e persino al cambio marcia. Tante finezze quindi, sia nel puro motore di gioco, che per quanto riguarda extra utili, comunque ad immedesimarsi nel pilota. Abbiamo dedicato diverse ore al test del sistema di guida tramite le diverse tipologie di possibili aiuti, notando in generale un'ottima simulazione della guidabilità delle autovetture testate, in una selezione generale che ne contempla 200 da far sfrecciare lungo 14 location che danno vita ad una quarantina di tracciati in esse ambientati. Quanto si può notare già dalle prime gare è la migliorata resa generale della gara stessa, con avversari che non si accodano più l'un l'altro seguendo traiettorie predeterminate, ma che, rispettando le differenti personalità che l'intelligenza artificiale assegna loro, adottano tattiche e stili di guida credibili, affrontando curve con frenate dell'ultimo momento, cercando di ostacolare il giocatore in fase di sorpasso o persino speronandolo per mandarlo fuori strada. Non felici del livello raggiunto dall'intelligenza artificiale, Turn 10 ha sfruttato le possibilità offerte dal cloud di Xbox One per dare vita ai Drivatar, ovvero trasposizioni virtuali dei giocatori di tutto il mondo. Dopo poche gare effettuate, il sistema raccoglie i dati e lo stile di guida di ogni giocatore e ne genera un corrispettivo video ludico, un Drivatar per l'appunto, che guida al suo posto quando il giocatore stesso non fosse la console.
In questo modo, chi invece ha modo di sedersi comodamente davanti al suo sistema di intrattenimento può scegliere di sfidare questi emuli di giocatori umani in qualsiasi momento, divertendosi quindi nell'affrontare avversari più imprevedibili dell'intelligenza artificiale. Ovviamente giocare contro Drivatar, per quanto più soddisfacente della sola intelligenza artificiale, non vale quanto scendere in pista con avversari in carne ed ossa. Sfidare avversari umani si sta dimostrando in queste prime ore di afflusso online un'esperienza soddisfacente grazie al buon netcode che non va a danneggiare la fluidità nativa del gioco. La varietà è garantita dalla possibilità di creare sfide personalizzate in termini di guidabilità e realismo nel gameplay e la presenza o meno dei Drivatar a completare la linea di partenza. La socialità alla base di Forza Motorsport 5 prende ancora più vita grazie alla possibilità di creare e condividere aspetti personalizzati per le vetture. Già dalle prime ore abbiamo scorto automobili ricolorate e modificate al fine di assomigliare a quelle presenti nei principali film e serie TV, ma anche modelli originali davvero ben realizzati che è possibile acquistare con crediti di gioco ed utilizzare liberamente. Giocando numerose partite, il giocatore ha modo di accumulare i crediti di gioco cui accennavamo, punti coi quali si possono non solo sbloccare autovetture acquistandole, ma anche noleggiarle per poter essere utilizzate persino online. Qui prende vita il secondo grosso difetto di Forza Motorsport 5, che in linea a quanto sembra stia accadendo con la nuova generazione videoludica, rende possibile acquistare crediti di gioco per valuta reale, ma ancor peggio, si lancia sulle microtransazioni offrendo automobili in DLC già al suo day one. Forza Motorsport 5 non delude le aspettative, elevandosi a primo vero titolo next gen per console Xbox One. Oltre che per il solo comparto estetico, la potenza della console Microsoft viene infatti utilizzata in termini di gameplay per una migliorata gestione della fisica, e la mediaticità della console, che fa della condivisione e dell'integrazione il suo cavallo di battaglia, è ben rappresentata dalle funzioni di condivisione di immagini e contenuti presenti nel gioco. L'ottimo utilizzo del gamepad testimonia altresì la volontà di creare un prodotto in grado di rappresentare al meglio la console al suo rilascio, e in questo senso non ci sarebbe dispiaciuto vedere una migliore integrazione di Kinect, limitata allo spostamento dello sguardo nell'abitacolo con i movimenti del corpo, esattamente come avveniva già dalla quarta edizione. Peccato, in un contesto di magnificenza, per la riduzione di auto e circuiti rispetto al predecessore, soprattutto considerando che questi elementi sono evidentemente in dirittura d'arrivo, se non già presenti al day one, sotto forma di DLC a pagamento. Forza Motorsport 5 è disponibile dal 22 novembre 2013 in esclusiva per Xbox One. Sviluppato da Turn 10 Studios, è distribuito in Italia da Microsoft. Per la recensione completa, news e soluzioni, visitate games.it.